Lo spettacolo di stasera lo dedichiamo al maestro baritono Claudio Desderi, che ci ha lasciati ieri durante l'esecuzione del nostro spettacolo mentre si eseguiva Semiramide. Del teatro del gran mondo, del teatro del gran mondo, cerca ognuno la sua fortuna, ma stia ben da capo a fondo, buon contento mai non è. Se la cerca nel denaro, più ne acquista più ne vuole, se la brama degli onori, tenta il volo di là dal sole, sempre avanti, va scontento l'uomo di sé. Io cercai la mia fortuna in un certo non so che, e dunque godiamo di quel che viene, né cerchiamo quel che non c'è. La capriale di matrimonio, la pietra del paragone, il signor Bruschino, l'italiano in Algeri, Aureliano in Palmira, Gazzaladra e Zelmira. Con che fretta e che piacere compose il suo Barbiere. Tancredi, Semiramide, Cenerentola, il turco in Italia. Ermione, Mosè in Egitto, la sede di Corinto, Guglielmo Tell. Rossini, aveva un amore? Oh sì, era un gran seduttore, come Tristano e come Orfeo. La Scala di Seba, Torvaldo d'Orlisca, il viaggio a Reims, Otello. La donna della sua vita? Oh, una cantante famosa, storia iniziata è finita però per causa misteriosa. Amore, musica, donne, vita, Rossini amava ogni cosa. Melodie immortali, sì, proprio come questa che per anni ha accompagnato l'inizio e la fine dei programmi della RAI. Melodie che fanno di Gioachino Rossini uno dei maestri della musica di tutti i tempi. Genio precoce, come lo è stato Wolfgang Amadeus Mozart, il quale, per una bizzarra coincidenza, scompare, pensate, pochi mesi prima della nascita di Rossini. Pesaro, 29 febbraio 1792. È bizzarro anche il giorno del suo non compleanno, ultimo giorno di febbraio di un anno bisestile. Dall'età di 18 anni Rossini compone ben 39 opere liriche senza limiti di genere: farsa, tragedia, commedia, opera semiseria. Poi però, dopo 20 anni di incontenibile creatività, smette improvvisamente di comporre per il teatro. Per anni scrive soltanto per se stesso e per gli amici. Un mistero mai chiarito, come misteriosa e complessa del resto è la sua personalità. Schivo e gaudente, collerico e facile agli amori, creativo ma ostile all'innovazione tecnologica. Dal 1792 al 1868, anno della sua morte, la vita di Rossini attraversa l'età di Napoleone, la restaurazione, la lotta per la libertà e l'indipendenza e l'Italia finalmente unita, eppure è il primo musicista ad avere un'idea europea dell'arte, della sua arte. Thank you.
Thank you.
ecco ridente in cielo. Quest'aria del Barbiere di Siviglia, per una strana bizzarria del maestro, vola, vola sulle ali del coro di un'altra composizione, Aureliano in Palmira. Mi spiego meglio. Si tratta di una pratica tipicamente rossiniana, l'auto in prestito, ovvero la migrazione di note da un'opera all'altra, una sorta di autocitazione. Una copia? Un duplicato? No, semplicemente una nuova composizione. Si accomodi, maestro. Prego, maestro.
1796. Ha inizio la campagna d'Italia di Napoleone e le sue imprese segnano tutto il secolo. All'epoca Gioacchino ha 4 anni. Suo padre Giuseppe, detto Vivazza, suona la tromba e il corno nella banda cittadina e nelle orchestre della provincia. Ma è un fervente filo francese e per questo finisce più volte dietro le sbarre. Spetta così alla madre Anna Guidalini mantenere ed educare il piccolo Gioacchino. Anche lei lavora nella musica, cantante autodidatta, si ingegna a trovare mille piccole scritture e spesso porta il piccolo con sé anche sulla scena. Gioacchino è un genio precoce. A 14 anni è accolto come professore di canto nell'Accademia Filarmonica della città. Nel 1810, a 18 anni, arriva la grande occasione. Chiamato all'ultimo momento per una sostituzione al Teatro di San Moisè a Venezia, compone la farsa La cambiale di matrimonio. Chi mai trova di dritto il fondo? Carlo Alberto, lui si chiama così, Carlo Alberto. E Calabrano, sto? Non ora. A settembre, va bene? Prego. Scusate. Da questo momento Rossini stravolge il panorama teatrale musicale europeo con una nuova idea di opera. Questa novità, col suo ritmo incalzante, con una scrittura vocale mai prima di allora sperimentata, esprime sicurezza. Egli sa già perfettamente cosa vuole, dove deve arrivare, come condurre il discorso, è davvero l'erede musicale di Mozart. È l'inizio di un'attività convulsa, di un crescendo di impegni, di una scrittura dopo l'altra, che porta il giovane Rossini a viaggiare senza tregua. Bologna, Venezia, Ferrara, Milano. Quel ragazzo era un genio, un demonio e girò tutto il mondo. In 2 anni compone 7 opere. La velocità della sua scrittura diventa così leggendaria e secondo Stendhal, suo contemporaneo e biografo, Rossini poteva creare un'opera stando in carrozza, in piedi, a letto o impiegando 2 settimane o anche solo 10 giorni. Rossini è chiamato alla Scala di Milano, ha solo 20 anni ed è già protetto dalla bella cantante Marietta Martolini. Si racconta che fosse inseguito dovunque da ammiratori e ragazzi in delirio che urlavano il suo nome e bramavano brandelli nei suoi vestiti. Davvero una specie di rockstar dei nostri tempi, come del resto lo erano cantanti, prime donne e altri musicisti. Veri protagonisti della vita mondana e culturale dell'epoca. A Milano Rossini è ospite dei salotti più esclusivi e scopre un mondo a lui sconosciuto, la ricca società borghese e aristocratica di una grande città. Ma è in questo periodo che compaiono le prime crisi depressive e per colpa di queste comincia a consegnare in ritardo le sue partiture, rispettando però il contratto con la Scala, con La pietra del paragone. Opera che fin dalla prima rappresentazione è un trionfo, ben 50 repliche che lo portano all'apice del successo. Milano, 3 ottobre 1812. Dal Corriere delle Dame, giornale di mode e amena letteratura. La musica di quest'opera è stata tanto applaudita che pochi maestri possono ottenere un'uguale gloria. Questo giovanissimo signor Rossini, se non si compiacerà troppo dei propri meriti, se studierà sugli antichi modelli che dormono polverosi, potrebbe essere il ben profetizzato a far risorgere la vera e maschia gloria della musica italiana. Del paragon la pietra a tempo usare conviene, chi prova e non risolve un seccator di vita.
conviene, si rende altrui ridicolo per farsi singolare.
campionato di calcio. Insomma, un grande momento di aggregazione e socializzazione. Il teatro era una passione di massa, borghese e popolare. Pensate, la platea era fatta di panche e non di comode poltrone. I posti privilegiati erano i palchi, dove si faceva di tutto. Si mangiava, si giocava, si beveva, si amoreggiava anche. Un amore contrastato, una faida tra nobili famiglie, una lettera mai giunta a destinazione dell'amato, nozze forzate prive d'amore, giuramenti violati, equivoci di infedeltà. Romeo e Giulietta. No, maestro, non si infervori. E questa è un'altra storia. Si è conto. È la storia del nobile Tancredi e della sua amata Amenaide. Sullo sfondo, la città di Siracusa assediata dai saraceni. Ecco, Tancredi fa ritorno dal mare nella sua dolce patria. Porta con sé la lancia e lo scudo, con le parole fede e onore. Thank you.
pacificamente. Forse il ricordo dell'arresto e della prigionia del padre ha segnato il suo coraggio e la sua passione civile. È breve, seppur appassionata, la sua giovanile adesione alle idee di libertà, cresciute e sviluppatesi dopo la fuga di Napoleone dall'isola d'Elba. È la primavera del 1815 e l'imperatore è di nuovo a Parigi. In 100 giorni di speranza, Gioachino Murat prende in mano il destino dell'Italia e Rossini scrive e musica le parole di un inno dedicato a lui e al suo progetto, in cui sono contenuti in germe le idee del risorgimento italiano. Sorgi Italia, venuta è già l'ora, l'alto fato compirsi dovrà, dallo stretto di Sicilia alla Dora, un sol regno d'Italia sarà. Del nemico alla presenza, quando l'armi pugnerà un sol regno, indipendenza, gridi d'Italia e vincerà. Maestro, buono, buono, non anticipiamo i tempi. Si contenga. Questo inno gli procura una schedatura poliziesca. Infetto da principi rivoluzionari, scrive l'ispettore di polizia austriaco a Venezia. Sconfitto a Tolentino, Murat viene fucilato. E tutti i sogni di libertà sembrano falliti. Poco dopo, senza perdersi d'animo, Rossini arriva a Napoli, alla corte di Ferdinando II di Borbone, uno dei sovrani più reazionari del suo tempo. Gioachino è un musicista, non un politico, e per lui non conta chi governa, conta solo poter lavorare, soprattutto se il committente è il Teatro San Carlo, uno dei più importanti d'Europa. E qui a Napoli il giovane Rossini si guarda attorno con entusiasmo. Belle donne, ben vestite, eleganti e piene di gioielli che si invadiscono di lui, che gli chiedono ciocche di capelli o brandelli di vestiti. E naturalmente molte se le porta a letto, o forse è più corretto dire che loro portavano a letto. E Galeotto fu il Vesuvio. Per il San Carlo Rossini compone Elisabetta, regina d'Inghilterra. Protagonista di quest'opera è il soprano Isabella Colbrano, una diva dell'epoca, già amante tra gli altri del grande impresario teatrale Domenico Barbaglia, oltre che si diceva dello stesso re. La Colbrano inizia anche con il giovane e promettente Gioachino un intenso rapporto sentimentale che li porterà all'altare qualche anno dopo. Prego, maestro, prego, prego. Qualche anno dopo, nel 1822. Dopo il successo di Elisabetta, regina d'Inghilterra, Barbaglia affida a Rossini anche la direzione artistica del San Carlo. È un ruolo prestigioso che gli permette di sperimentare le sue innovative idee musicali, ma soprattutto di cimentarsi nell'opera seria. Nello stesso periodo è chiamato a Roma al Teatro Valle e va in scena Torvaldo ed Orlisca, che fu un fiasco clamoroso, Rossini non ci era abituato. Ma il diabolico maestro è già al lavoro per il teatro romano concorrente. In sole 2 settimane compone per il teatro Argentina Il Barbiere di Siviglia. L'opera va in scena il 20 febbraio 1816. La prima si trasforma in un inno. Da un lato
lato ci sono i sostenitori dell'anziano Giovanni Paesiello, che 30 anni prima aveva composto un'opera con lo stesso titolo, e che definiscono Rossini il signor Baccano, il signor Chiassone, il signor Crescendo. Dall'altra parte c'è la clac dell'impresario del teatro Valle. Musica e arie vengono così sovrastate da fischi, boati, miagolini, rumori d'ogni sorta e continue interruzioni. Pensate, la serenata che il grande tenore Manuel Garcia dedica alla bella Rosina viene eseguita con una chitarra a cui sono state preventivamente tagliate le corde, e mentre l'indoro finge di pizzicarle, queste saltano per aria. Il celebre baritono Luigi Zamboni entra in scena per scacciare un gatto nero che era stato scagliato, e con solo risultato di cadere anche lui cambia l'aria. Ovviamente si arriva alla rissa, tanto che prima del termine dell'opera Rossini, costretto a scappare dal teatro, viene inseguito dalla clacca avversaria fino a casa sua, riuscendo a barricarsi dentro e a farla franca per un impero. Sì, proprio così. Io c'ero. Sono stata io la prima interprete di Rosina. Il suo nome, signorina? Geltrude Brighetti Giorgi. Ah. Una voce poco fa qui nel cuore. Rossini ricicla e cita se stesso facendo attenzione a non essere riconosciuto o riconoscibile. Ad esempio, le sinfonie possono migrare tranquillamente da un'opera all'altra con l'astuto accorgimento di spostarle in opere che andranno in scena in teatri diversi e in diversi stati. Non dimentichiamo che l'Italia all'epoca ne aveva tanti di stati e con numerosi confini difficili da superare. E dunque, chi ha ascoltato Poliano, Laureliano a Milano, difficilmente potrà vedere l'Elisabetta a Napoli o il Barbiere a Roma. Perché? Perché la sinfonia è la stessa. La ben nota sinfonia ha compiuto il percorso più lungo di tutti. Bravo, maestro! Grazie! Thank you.
Palermo che accoglie Rossini nel 1817 è una città che pulsa di passioni libertarie e società segrete. Lui però finge di non vedere, evita con cura i luoghi di ritrovo degli intellettuali e i circoli sovversivi. Per il suo disimpegno e il suo tenersi lontano dalla politica, i liberali milanesi lo criticheranno duramente, accusandolo di essere un cinico che si occupa solo dei suoi affari e della sua musica. In effetti Rossini non lega alla sua creatività un progetto ideologico o politico. La rivoluzione di Rossini è solo nelle note. Il signor Gioacchino continua a viaggiare inseguendo la sua musica, mentre il legame con Isabella Colbranti viene sempre più forte. Gli capita però di avere delle avventure con altre donne e questo gli sarà poi fatale. Ma seguitiamo nel racconto. In occasione della quaresima del 1818, il re commissiona a Rossini, per le scene di Napoli, Mosè in Egitto. Mosè è inteso come rappresentante della regalità e della legalità. E invece il coro finale del terzo atto, Dal tuo stellato sogno, è diventato in seguito emblema di libertà. Tant'è che Arturo Toscanini, in occasione della riapertura della Scala, bombardata alla fine del secondo conflitto mondiale, lo inserì tra i brani eseguiti come canto di liberazione dalla follia nazista. Lo ascoltiamo, maestro. Thank you.
abbiamo assistito alla liberazione d'Italia. Con Mosè in Egitto, Rossini sembra dunque aver creato un'opera vicina ai sentimenti libertari, un richiamo di attenzione ai moti e alle aspirazioni dei patrioti italiani. Pochi anni dopo, l'amicizia intessuta con i Borboni e le protezioni politiche di cui Rossini si circonda saranno invece di tutt'altro segno. Ma facciamo un passo indietro e andiamo a sognare. E siamo alla 20ª opera. Se spingerà, se spingerà, se spingerà.
Segni di affaticamento per il lavoro, tanto che gli compaiono le crisi di depressione e di ansia che lo tormentarono sin dai tempi della pietra del paragone. Diventa un uomo pieno di fobie e di paure, oggi diremmo psichicamente un bipolare, che alterna momenti di depressione nerissima per lunghi periodi ad altri di maggiore serenità, se non proprio di allegria. E finalmente arriva il giorno in cui Gioacchino sposa... Maestro, la prego, non è il caso, non è il caso. Contenga il suo entusiasmo. Gioacchino sposa in forma strettamente privata la Isabella Colbrando a Castellaso, vicino Bologna. Subito dopo le nozze, gli sposi partono per una tournée a Vienna, dove Rossini viene acclamato. E proprio qui lo accoglieranno musicisti e intellettuali come Schubert, Beethoven, Schopenhauer, Hegel e soprattutto il grande e potente cancelliere Metternich. Nonostante il consiglio di Beethoven di lasciar perdere il genere compositivo serio, il pubblico lo adora. È una sintonia totale. Tanto che Rossini accetta di comporre la Semiramide. È nel girone dei lussuriosi che Dante incontra Semiramis, di cui
cui si narra che succedette al re Nino dopo averlo ucciso con la complicità del nobile Assuri. Nel vizio di lussuria, dice più o meno il poeta, fu così sfrenata da trasformare in legge la sua libidine. Rossini, in quest'ultima opera destinata all'Italia, colloca questa bellissima e leggendaria sovrana nella reggia di Babilonia, all'interno di quei famosi giardini pensili, riconosciuti come una delle sette meraviglie del mondo antico. Mentre tutti attendono la proclamazione del nuovo re, Semiramide aspetta trepidante il ritorno dell'amato Arsacio. Bel raggio lusinghier al fin per me brillò. Oh, terribile dimenticanza, la voce a cui Gioachino affidò il canto della regina di Babilonia fu proprio quella di sua moglie Isabella. Prego, regina. Thank you.
Ma quest'opera decretò il declino prematuro della voce della soprano, con relative tensioni con l'aria. Poi andarono a Parigi e lì fu accoglienza totale. Qui, all'Accademia Royale de Musique, Rossini crea un coro stabile, allarga l'organico orchestrale, potenzia il corpo di ballo e fa chiamare per la prima volta un regista della Comédie Française, che si occuperà degli allestimenti scenici. Nascono così le prime regie operistiche moderne. Trasforma il Mosè in Egitto in Moïse le Pharaon e il Maometto II in Le Siège di Corinthe. Maometto, nemico dei Greci, ha circondato Corinto con il suo esercito. Pronti all'estremo sacrificio, i Greci vanno incontro al nemico, invocando gli eroi di Maratona e delle Termopili. Rimaste sole, Palmira e le donne si raccolgono in preghiera invocando la morte liberatrice. Sbaragliati gli ultimi difensori, Maometto con i suoi irrompe deciso a far sua Palmira, ma la fanciulla si porta alla morte, mentre tutto intorno crolla e Corinto scompare tra le fiamme di un incendio.
le prove del Maurice, arriva da Bologna la notizia della morte della mamma di Rossini. Gioachino ne verrà distrutto. La madre è stata sempre una donna molto presente nella sua vita, protettrice e dispensatrice di consigli. È stata lei a far conoscere al figlio la musica, come l'arte del palcoscenico e del canto. Confidente e sentimentale, era la prima a consolarlo per gli successi e a sostenerlo nei successi. Dopo la morte della madre, compone ancora Le Conte d'Orin e nel 1829 il Guglielmo Tell, il suo Canto del Cirio, l'ultimo lavoro per il teatro. È un'opera assai sofferta, ma rappresenta la sintesi del pensiero musicale rossiniano, tanto che i contemporanei la ritenevano un punto di riferimento. Il giovane Donizetti, per esempio, diceva: «Rossini ha scritto 3 atti del Guglielmo Tell, mentre il secondo l'ha scritto Dio». Thank you.
artista immenso, pieno di contraddizioni, innovatore e coraggioso, uomo misterioso, accusato di pigrizia. Tante favole, ma una sola verità. A 37 anni il maestro smette di creare per il teatro. Perché? Crisi di creatività, estraneità al mondo, al nuovo clima culturale del romanticismo emergente, fragilità psichica, rifiuto totale verso il mondo teatrale di cantanti e impresari. I rapporti non più idilliaci con la moglie Isabella lasciano Parigi e si ritirano vicino Bologna. I loro rapporti sono sempre più tesi. Lei senza più voce per cantare, senza più l'amore del marito, ormai infedele, e che le ha trasmesso una malattia che le impedisce di avere figli. La Colbran cerca consolazione nel bere, nel gioco d'azzardo e la vita sempre più dispendiosa. Dopo un anno, per fuggire da questa situazione insostenibile, Gioacchino lascia la moglie dal padre e torna a Parigi. Qui ritrova l'ex cortigiana Olen Pensier e il loro legame si trasforma ben presto in una vera e propria relazione sentimentale. Sono Olen, donna interessante, pratica. Sì, sono stata amante di molti, mezza Parigi. Cosa volete? Deformazione professionale. Anche Honoré de Balzac lo ricorda molto bene. Sposare Gioacchino per me diventerà un fatto di stabilità e riconoscimento sociale. Tra crisi depressive e miglioramenti passeggeri, trascorre un decennio senza comporre nulla. Solo nel 1841 si mette a scrivere e lavorare sul Stabat Mater, che aveva scritto solo per metà. Thank you.
trionfo, anche questo Stabat Mater, ma non senza critiche. Qualcuno infatti giudica il tono dello Stabat più operistico che sacro. La sacralità italiana del nostro Sud, che si vede nelle processioni, nei volti piangenti scolpiti per i riti della Settimana Santa, è fatta anche di carnalità, di ribellione contro il Padre Eterno, di contestazione di così tanto dolore, e passa sempre attraverso gesti plateali e teatrali come in una sacra rappresentazione. E noi qui a Molfetta ne sappiamo qualcosa. Non a caso, tra le note dolenti che accompagnano il passaggio della Passione del Signore, si esegue e si canta la marcia funebre tratta proprio da questo Stabat Mater. Il nostro scultore Giulio Pozzoli, che ha donato a questa città la massima espressione di sensazioni evocative della Passione nelle processioni della Settimana Santa, nel 1910 scelse, pensate, di dedicare questa effigie che è qui su questo tavolino al maestro dei maestri di musica, in occasione di un'asta di solidarietà in favore del Pio Monte di Misericordia, che all'epoca era l'ospedale di Molfetta. Ma torniamo a Rossini. Ormai, dopo la morte di Isabella, si rifugia a Firenze con la sua seconda moglie, Olympe. E poi si trasferisce ancora a Bologna, ma lo sconforto e l'ipocondria sembrano non lasciarlo. Tenta inutilmente ogni cura, ricorre persino a chiromanti e fattucchiere, finché a 63 anni Gioacchino lascia definitivamente l'Italia per Parigi, vecchio, sofferente, con dentro l'odio per la metropoli e tutte le innovazioni tecnologiche. Decide di ritirarsi in campagna a Passy, nei dintorni di Parigi. Le mie attenzioni e il mio amore lo aiutano ad uscire, seppur lentamente, dalla depressione. Lo testimoniano anche le immagini del grande fotografo e amico Nadar. Tutti i giorni si siede al pianoforte come in un rituale e studia, viaggia con la fantasia e compone. Tutto è preciso e pulito nella nostra elegante dimora di campagna. E compone piccoli pezzi per se stesso e per gli amici e si esibisce nel nostro salotto. Questo è il suo pubblico. Pesce de vieillesse, peccati di vecchiaia, li chiama così. La sua giornata è rigorosamente scandita dagli orari, ma nonostante diete rigidissime per non ingrassare, l'amore per la buona tavola è più forte di lui. Frequenta alcuni ristoranti e soprattutto ama stare nelle cucine con i suoi amici cuochi. Vero, maestro? È un ghiottone, ma diciamola pure tutta. È anche un gran pasticcione. Li visitava le ricette rimaneggiandole. Non è che fossero un granché, ma i cuochi poi gli dedicavano le nuove portate con il nome alla Rossini. Così teneva salotto stabiliando i suoi amici con ricette dagli ingredienti costosissimi e prelibati. Champagne, tartufi, caviale, carni, vini e composizioni e scherzi musicali. Thank you.
di notizie riguardanti le imprese di Garibaldi e l'unificazione d'Italia arrivano a Rossini anche attraverso la stampa e i giornali, con articoli di inviati speciali come Alessandro Piumano. Quel 1860, così importante. Bene, maestro, ci siamo. Quel 1860, così importante per la patria lontana, rimane soprattutto segnato dalla inaugurazione della sua nuova villa a Passy e dall'incontro con il giovane teutonico Richard Wagner. Rossini e Wagner, due giganti nella musica, due vite agli antichi. Uno vive appartato e ozioso, l'altro scalpita per il successo. Ma il tedesco ha compreso la modernità e la poetica del maestro italiano. Maestro, perché tutto questo inspiegabile e strano silenzio? Perché non compone più opere? Perché, vedi caro, non compongo più perché ho raggiunto un'età in cui si è più inclini a decomporsi, ahimè. Ma in realtà, pezzo dopo pezzo, preludio dopo preludio, Rossini sta componendo quello che sarà il suo ultimo grande capolavoro, la Petite Messe Solennelle. La piccola messa solenne aveva solo le dimensioni del piccolo, le dimensioni dell'organico e strumentale, perché le ambizioni e i contenuti di questa messa sono tutt'altro che piccoli. Messa composta per la mia villeggiatura di Passy, con 12 cantori di 3 sessi, uomini, donne e castrati, cioè 8 per il coro e 4 per il solo, in totale 12 cherubini. Dio mi perdoni l'accostamento che segue. 12 sono anche gli apostoli nel celebre affresco di Leonardo detto La Cena, chi lo crederebbe? Tra i tuoi discepoli ce ne sono alcuni che prendono delle note false. Signore, rassicurati. Prometto che non ci saranno Giuda alla mia cena e che i miei canteranno giusto e con amore le tue lodi. E questa piccola composizione, che è purtroppo l'ultimo peccato della mia vecchiaia. Dimenticavo di dirvi che proprio in questa città uno stravagante prete dal nero col bacco, visionario e profeta, ha regalato a tanti giovani attraverso le note della Petite Messe un sogno che poi si è realizzato. Tutti hanno incontrato la musica, qualcuno in particolare ha cantato, qualcuno ha suonato e qualcuno ha diretto le opere di Rossini più di una volta nella vita e nel mondo. Thank you.
buon Dio, eccola terminata questa umile piccola messa. E musica benedetta quella che ho appena terminato, o è solo della benedetta musica? Ero nato per l'opera buffa, lo sai bene, poca scienza, un poco di cuore, tutto qua. Sii dunque tu benedetto e concedi a me il paradiso. Thank you.
Un applauso all'Associazione Capotorti, lo facciamo. Grazie. Nel Teatro del Gran Mondo è uno spettacolo che è stato reso possibile grazie a un impegno grossissimo, impervio dell'Associazione Luigi Capotorti. Lo abbiamo realizzato grazie anche agli sponsor e anche e soprattutto al contributo dell'amministrazione comunale, che vi vedo rappresentata dal sindaco alla massima espressione cittadina. Non so, posso dare due parole prima di salutare tutti i cantanti. Solo due parole. Questa è la nostra, diciamo così, ultima replica. Noi speriamo che questo possa essere uno spettacolo replicabile, perché Molfetta se lo merita, perché ci sono professionalità importanti e credo che insomma, la massima espressione cittadina possa darci un sostegno. Due parole davvero, ne valeva la pena stasera, ne valeva la pena. Mi fatto sentire e vedere cose che io personalmente non avevo mai sentito né visto in un modo originale, che ci ha condotto anche nella musica, nella storia, nei costumi di un secolo scorso, portato anche qui con gioia, con professionalità. Bravi tutti, veramente ne valeva la pena. Grazie davvero. Era prima di lasciarvi, solo per così salutarvi ancora un'ultima volta, Maria Candirri, metto qui sulla scala. Abbiamo avuto il nostro graditissimo ospite, il baritono Fabrizio Filippo Fontana. Carmen Lopez. Franco Martini, nostra voce del narrante. Erika Mezzina. Salutiamo il signor Rossini, che di là scende e ci ha portato. Grazie, licenzino Monaco. Nicola Pedrozella. Jack Ziao, il nostro Carlo Alberto. Olivia, Elisabetta De Prizio. Sax tenore di Isabella Gelamato e il sax contralto di Giuseppe Chiapparino. Antonietta ha scoperto quest'anno
essere nostra socia onoraria dal 1981, l'anno di fondazione dell'associazione. E noi quell'anno abbiamo scelto di avere con noi tre giovanissimi musicisti, cantanti. E quell'anno Antonietta vinse un concorso insieme a Giovanni Guarino e alla Veneziana. Roberto De Candia. Veneziano non canta, però è lo stesso nostra socia onoraria, insieme a Giovanni Guarino e Robertino De Candia. Bene, sono quattro eccellenze di Molfetta. E quest'anno abbiamo riscoperto Antonietta, si è coinvolta in questa lunga storia e speriamo che Rossini, con tutti i guai che ci ha creato, ecco, giusto, con tutti i guai che ci ha creato, beh, sia contento anche lui di questa serata. Noi ringraziamo voi, il pubblico, anche numerosissimo, sold out ieri sera, sold out stasera, vi ringraziamo veramente. Speriamo di rivederci presto. Questo è l'altro fatto. Grazie a Gabriele e a Giulia. Buona serata a tutti. Thank you.
Thank you.